Buongiorno amiche e amici di Sport Parma. Come sempre siamo a Colorno, al Comunale, a seguire le partite casalinghe della squadra giallo-verde che quest'oggi affronta il Brescello Piccardo in una partita dal sapore di derby, visto che non più di due stagioni fa il derby si giocava contro la squadra Brescello che era a Traversetolo. Nel Colorno c'è grande curiosità per assistere al debutto sulla panchina del nuovo mister Francesco Cristiani, che deve far fronte alle difficoltà di formazione dovuta alla tripla espulsione combinata ai danni dei padroni di casa la scorsa giornata, quindi assenti Carrasco, Zigliotti e Manghi. Vedremo come si disporranno dopo il calcio d'inizio. Di contro nel Brescello è titolare un ex Colorno come Zaccariello, si accomoda in panchina invece l'altro ex di giornata Gianmarco Rizzi. E con qualche minuto di ritardo l'arbitro Cosimo Mariano della sezione di Bologna dà il via alle ostilità. Attenzione alla battuta verso il dischetto, ma riesce ad allontanare la difesa ospite. La palla termina sui piedi di Morrone, che cerca il pallone per Carissimi e salvataggio sulla linea di porta da parte del numero 17 Fiocchi. Traoré riceve a domestica una seconda palla sulla tre quarte, poi apre sulla destra per Toma, un treno in corsa come sempre, Toma in isolamento contro il numero 17, scarica per Vona che la mette in mezzo, la palla arriva Carissimi che calcia, il terza manovra che si conclude con un tiro, un tentativo quantomeno di tiro verso la porta avversaria quando siamo soltanto al 15° minuto. Delle due squadre impedire di lasciare la porta sguarnita, attenzione al cross sul secondo palo, la palla non esce, Catabiani bravo a farla preda, questa era una potenziale occasione per gli ospiti, poi Catabiani prova a rilanciare per Toma che questa volta si trova a sinistra, possesso perso e si ritorna a destra, Boce di cross col mancino, non riesce a spazzare però la difesa del Colorno. Denti, un tentativo lungo per Toma che non può arrivare, l'arbitro senza recupero manda le squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo giocato su ritmi bassi che poi sono diventati bassissimi fino ad essere infine molto spezzettati in virtù delle numerose interruzioni di gioco. E ricominciano le ostilità col secondo tempo in cui scendono in campo gli stessi 22 che hanno cominciato la partita. Il suo passaggio però ancora una volta è fiacco per Botturi e dunque intercettano gli ospiti con Fiocchi che tenta il traversone, pericoloso, la palla danza ancora una volta nei dintorni della porta di Catabiani, brutto pallone perso in costruzione dal Colorno. Siamo al secondo minuto e questa possiamo registrarla come la prima occasione in favore della Peccardo Brescello. Buffagni, ma la palla staziona sempre da quel lato e alla fine si tenta un traversone quando ormai la difesa del Colorno era chiusa in maniera praticamente impermeabile. Attenzione però perché Notari entra in area e al minuto 3, allo scoccare del terzo minuto della ripresa, il Colorno sbaglia la salita difensiva consentendo sostanzialmente al centrocampista avversario di avvicinarsi in solitaria alla porta difesa da Catabiani e infilarlo con un rasoterra preciso che si spegne a fil di palo. Fiocchi mette giù, poi gioca Fomov, un passaggio forse un po' corto, Fomov prova il tentativo e Catabiani vola e lancio lungo, attenzione lancio lungo di Rizzi che coglie impreparata la difesa del Colorno e Fomov quando scade in questo momento il primo minuto di recupero mette in rete quello che sa probabilmente di sentenza perché è il 2-0 in favore del Brescello Piccardo e si conclude qui una partita che ha visto segnare i due gol degli ospiti della Piccardo Brescello tutti nella ripresa, uno all'inizio ed uno alla fine del secondo tempo. I marcatori sono stati rispettivamente Notari e Fomov, una partita che si è giocata di certo non su grandi toni tecnici per così dire, quanto più su quelli agonistici in cui entrambe le squadre si sono sostanzialmente preoccupate più di non subire piuttosto che di attaccare per segnare. Alla fine il Colorno paga due errori più disattenzioni e distrazioni per così dire che lo condannano all'ennesima sconfitta in campionato e lo spettro play-out sembra sempre più incombente. Al termine della partita contro la Brescello Piccardo che si è conclusa in 2-0 con 2-0 a favore degli ospiti e i nostri microfoni per la prima volta in stagione al debutto sulla panchina giallo-verde mister Cristiani, al quale chiediamo subito che probabilmente non era questo il debutto che si augurava se non altro per il risultato finale. Sì, non è il risultato dei sogni, però
nel ragionamento generale credo che i ragazzi abbiano fatto una buona partita. È stato macchiato e poi la partita ha preso una piega diversa. L'errore del secondo tempo, dove da un rinvio dal fondo nord abbiamo sbagliato una giocata semplice, loro hanno fatto gol e chiaramente l'inerzia cambia. Rimane che nel primo tempo abbiamo avuto 3 occasioni importanti per far gol, abbiamo comunque occupato il campo bene, quello che io ho chiesto alla squadra era questo. Poi è chiaro che il risultato non va insieme alla prestazione, per cui bisogna che cominciamo a lavorare più per il risultato che per altro. E diciamo che questo pragmatismo, se me lo concede come espressione, si era visto fin dai minuti iniziali con il passaggio a una difesa a 3, coperta da un centrocampo di interditori, anche dovute alle assenze, con Jenner che provava a dare una mano agli avanti, ma d'altronde il piano partita aveva anche funzionato, perché nei primi 20 minuti 4 conclusioni, uno ogni 5 minuti, anche pericoloso da dentro l'area. Poi, come dice lei, ci sono stati quella distrazione più che altro su una palla che eravate anche stati bravi a riconquistare sul primo gol, e forse la sensazione è che manchi un po' di fiducia in questo momento. No, credo che manchi un po' di esperienza più che altro, nel senso che sono palle abbastanza semplici da leggere, dove vedi il pericolo chiaramente la palla non deve stare. Noi ci siamo andati dentro, abbiamo creato una situazione per loro, sono stati bravi, perché loro comunque sono una squadra tecnicamente molto forte, e sono stati bravi a sfruttarla. È chiaro che l'esperienza viene anche attraverso gli errori, però non c'è tempo, insomma, per cui bisogna che cominciamo un attimino a diventare, al di là dell'età, anche più esperti come squadra. È chiaro che non possa essere un alibi, però già dalla prossima partita recupererete qualcuno dei giocatori assenti quest'oggi, ricordiamo le tante squalifiche. Quanto potranno darvi una mano per uscire da questo periodo nero con il Colorno, che è ormai coinvolto definitivamente nella zona play-out? Sì, la classifica è chiara e tutti quelli che sono disponibili diventano giocatori importanti. Questo è un altro aspetto dove magari alcuni che sono sempre stati giocatori di contorno o giocatori cosiddetti gregari devono immediatamente diventare importanti nella struttura della squadra, che sia per 10 minuti che sia per 90, la squadra ha bisogno di tutto, per cui i rientri sicuramente daranno una mano. Ringraziamo mister Cristiani, gli auguriamo un proseguo di stagione diverso rispetto all'inizio, ma d'altronde non si può che migliorare, mister. È il turno adesso di mister Fontana della Piccardo Brescello, al quale diciamo anzitutto che è stata una partita tra due squadre che avevano un 11 molto giovane, voi avevate poco più di 23 anni di media, il Colorno 22 appena, però è parso che i vostri giocatori siano riusciti a gestire meglio una partita in cui si sono visti tanti palloni alti, tante seconde palle, tanti contrasti, cioè è votata più all'agonismo che non ad un gioco di filo, mettiamola così. Sì, è corretto, la partita è una partita sporca, anche perché insomma il terreno è un ottimo terreno, però è ancora un po' molle, i giocatori forse hanno fatto un po' fatica ad adattarsi, e poi la posta in palio era importante, le squadre non avevano voglia di rischiare troppo. Colorno è partito molto meglio, i primi 25 minuti abbiamo rischiato un paio di occasioni, abbiamo avuto un salvataggio sulla linea di Cocconi, ma non siamo entrati bene in partita, siamo entrati un pochino scarichi e seconde palle arrivavamo secondi, c'era poca grinta, abbiamo fatto pochi falli, non abbiamo fatto bene i primi 25 minuti. E dopo invece abbiamo preso un po' più, forse anche con l'esperienza che dicevi tu, un pochino più il possesso del centrocampo, e sulle seconde palle abbiamo iniziato ad arrivare prima, la partita è cambiata. Allora, in virtù di questi 3 punti anche vi avvicinate diciamo a una posizione playoff, parlare di voi come una sorpresa sarebbe penso sbagliato, perché questo è un progetto che è cominciato già l'anno scorso, che punta sui giovani, e oggi ad esempio anche la prestazione di Fomov, che è stata diciamo che ha culminato nel gol del definitivo 2-0, però dimostra insomma che state lavorando bene e che il progetto è futuribile, nel senso, forse parlare di playoff è un pochettino prematuro, ma l'ambizione che avete magari anche a una distanza un po' più lunga deve essere quella. Sì, è molto prematuro, nel senso che adesso ci siamo un po' dimenticati la classifica, cerchiamo di non guardarla troppo, noi abbiamo avuto un problema di continuità, dobbiamo cercare di metterla,
Poi alcune partite non ci sono andate bene proprio perché mediamente siamo giovani e delle esperienze bisogna farle, ai ragazzi bisogna concederle, però si allenano sempre con grande intensità, con grande serietà. Abbiamo una settimana dura per loro, è sempre impegnativa e sono, insomma, dopo un anno e mezzo ormai che molti sono con noi, hanno, insomma, assimilato i ritmi, le richieste, è un pochino più facile quest'anno, quindi speriamo di migliorarci. Perfetto, ringraziamo il mister, gli facciamo i complimenti per questa importante vittoria e gli auguriamo il meglio per il proseguo del campionato.